ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Daniele Silvetti al 45% può contare sull'apparentamento con Marco Battino, di Ripartiamo dai Giovani. Ida Simonella al 41% corre invece da sola, con i 5 Stelle che optano per la libertà totale di voto e altra idea di città che mette al bando solo il voto a destra senza particolari espressioni pro Simonella. E i Verdi di Roberto Rubegni che invece appoggiano apertamente la candidata di centrosinistra. E questa è la fotografia a pochi giorni dal ballottaggio nel capoluogo dorico. Con il fantasma dell'astensionismo, Simonella e Silvetti si giocano il tutto e per tutto nel secondo turno che si svolgerà il 28 e 29 maggio. Intanto questa sera è teso il confronto tra i due sfidanti nel faccia a faccia trasmesso in onda su Vera TV questa sera alle 20. Un confronto dove, è certo, non si faranno sconti. 80.000 anconetani saranno chiamati a votare il prossimo sindaco questo weekend. Tra le priorità dei cittadini ci sono strade, verde pubblico e spazi ricreativi. Tanti però sono ancora coloro che scelgono di non recarsi alle urne. Io volevo sapere se voi votate. No. Non ci andate? No, perché è inutilmente a votare. Sì, sì, ci vado. Sì, sì. Cosa chiederebbe al prossimo sindaco? Le strade soprattutto e per i parchi, per le cose, per la pulizia. Verde pubblico. Il verde pubblico e per la pulizia della città. Non credo. Non c'è andato nemmeno la prima volta? No, ormai da un paio d'anni che non vado. Come mai? È sfiduciato? Qual è? Sì, li ritengo tutti uguali i politici purtroppo. Io è tanti anni che non voto per nessuno. Ah, non ci va quindi? Non ci va. Ho fatto questa scelta radicale. Come mai? Non ne piace nessuno? Sono uomini come noi che oggi va bene, domani va male. Insomma, io quando ero piccolo la stessa cosa di oggi, cioè, quello contro quello. Non è cambiato niente? Non è cambiato niente. Sempre. Okay, volevo sapere, lei è del piano residente qui in zona? Posatore. Quali sono i problemi un po' che chiederebbe di sistemare al nuovo sindaco? Tanta roba. Prima di tutto le strade, perché con la macchina ho spaccato un cerchio con una buca. E poi penso basta. Votare a questo ballottaggio, se... No, non ci va. La fiducia si è persa con gli uomini politici. Quindi al ballottaggio ci va? No. Non ci va? No. Non c'è andato manco prima? Neanche. Non ci vado perché non mi ispiro nessuno dei due candidati. Certo, come no. Quindi c'è andata anche al primo turno? Sì, ho fatto tutto.